Politica. Sono ore di grande concitazione dentro Lega e Fratelli d'Italia, alle prese con la rogna candidato a sindaco di Civitavecchia. Oggi dovrebbe essere svelato il nome scelto. Sanità. L'ASL Roma 4 ha inaugurato un nuovo servizio. Si tratta della COT, la Centrale Operativa Territoriale Distrettuale, e si trova a Campo dell'Oro nei locali concessi dall'ATER. Mercato. Tanti, troppi interrogativi ai quali non si ha ancora risposta sono quelli esposti da CNA in merito al progetto del mercato. Iniziativa. È stata presentata alla Fondazione Caricib la festa del Riccio di Mare. Sono tante le iniziative previste dal 19 al 26 aprile, in particolare un convegno scientifico in programma venerdì alle 10 alla Sala Convegni della Capitaneria al Forte Michelangelo. Calcio a 5. Umberto Di Maio sarà l'allenatore della Futsal Academy anche nella prossima stagione. La notizia era nell'aria, ma a togliere ogni dubbio ci ha pensato il presidente nerazzurro Elso De Fazzi. Pugilato. Michael Magnesi ha recuperato completamente dai problemi fisici rimediati in occasione dell'incontro di Colleferro con il giapponese Rikishi. Ad annunciarlo è stata direttamente la manager e moglie di Lone Wolf, Alessandra Branco, con un post sui social network.